Ciao ragazzi, allora vi faccio vedere che cosa sto usando in questo periodo. Allora, durante le vacanze quest'estate ho preso in villeggiatura questa crema Lady Venezia, crema viso bava di lumaca. Allora, non la volevo prendere perché dicevo, vabbè, bava di lumaca, chissà che merda sarà. Però, una crema di 2 euro, ho detto, vabbè, ma tanto se butto via 2 euro, chi cazzo se ne frega? Allora, non è una crema chissà che cosa, però. Allora, è profumata, è molto morbida, idratante. Questa diciamo che ve la consiglio, però per consigliarvela al 100% durante tutto l'anno, aspetto che arrivi veramente il freddo e vedere un po' se basta questa per calmare la couperose. Per ora vi posso dire che sulla faccia non c'ho un benemerito cacchio. Ok? Quindi per ora diciamo che va bene. Allora, estratto di olio d'oliva, burro di karité, acido ialuronico e aloe bio. Oltre che bava di lumaca. Allora, la crema grazie sui principi attivi: olio di oliva, burro di karité, acido ialuronico e aloe bio favoriscono l'azione lenitiva, riducendo i segni dell'acne e i solchi delle rughe grazie all'effetto antiossidante della bava di lumaca, idratando in profondità e donando uniformità al colorito della pelle. Per il massimo dell'efficacia, applicare la crema sulla pelle pulita al mattino e alla sera sul viso, collo e décolleté, con leggero massaggio sino a completo assorbimento. Allora, io ce ne metto così poco, un po' qua, un po' qua, un po' qua, e mi metto a strofinare. Sul collo non l'ho mai fatto. Allora, che le rughe, vabbè, che tanto queste sono rughe di espressione, va bene, si siano, ridotte, questo per me no. Però la crema effettivamente è idratata, si asciuga abbastanza presto, non lascia, come dire, non lascia unto. Un prodotto che lascia unto ed è uno struccante all'olio, poi ve lo farò vedere in un altro video perché adesso qua non me lo sono portato. Fa veramente schifo. Io purtroppo l'ho comprato perché era nuovo, non l'avevo mai provato, ho detto vabbè, proviamolo, prendiamolo. Effettivamente me ne sono pentita. Se becco il produttore glielo tiro in testa, proprio da staccargli la testa. Vi dico solo che, se ricordo bene, è della Nivea, quindi fanculo alla Nivea e alla loro merda. Ok? Perché la Nivea per me non è buona neanche per le creme, ok? Ecco. Anche perché la Nivea che voi vi mettete sulle mani è una crema grassa, però quel grasso non fa in modo da sistemarvi le mani. È solo grasso e basta. Ok? E questo è tanto per dirne una. Comunque, diciamo che di questa crema per ora sono contenta. E un'altra cosa che sto usando è questa, all'aloe vera. Allora, 97% di ingredienti naturali, sapone delicato. Allora, solo per uso esterno va bene, evitare il contatto con gli occhi va bene. Però, signori, io questa la sto usando per lavare i denti. E vi dico che è molto meglio del dentifricio. Perché vi dico questo? Avete avuto la sensazione di lavarvi i denti col dentifricio e sentire ancora o il salato o il dolce in bocca di quello che avete mangiato? Io sì.
Con questo non ce l'ho più questo problema. Certo, non è che ce ne metto tantissimo, ok? Ci passo un attimino lo spazzolino umidito. Non ne prelevo tanto poco, faccio una prima passata per bene, un 3 o 4 minuti solo per quello, e poi butto tutto fuori, sputo tutto, sciacquo e poi dopo vado col dentifricio. E devo dire, ci metti più tempo perché è così, ci si mette più tempo, però non ho più questo problema e i denti secondo me vengono meglio, ok? E ve lo dico perché già da un mese che l'ho provata, infatti ho comprato quella nuova. Però questa saponetta, 97% di ingredienti naturali, poi se trovate quella con 100% ingredienti naturali è ancora meglio. Comunque ricordatevi sempre che l'aloe vera è un disinfettante. Ok? E con questo vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!